Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: Tu chi sei? Gesù rispose loro: Proprio ciò che io vi dico. Molte cose da dire di voi, da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capivano che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 5 aprile 2022. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo ottavo di San Giovanni, versetti 21-30. Eccoci a affrontare ancora il nostro bellissimo libro del padre Avrion. E come dicevo, siamo appunto arrivati a martedì, il martedì precedente la Domenica delle Palme. Oggi è il giorno di fuga dal mondo. Leggiamo. Non vi lasciate oggi vedere dal mondo se non per necessità. Interessante questa cosa. Non vi lasciate oggi vedere dal mondo se non per necessità. Fuggite le sue conversazioni. Se volete unire senza distrazioni il vostro cuore a quello di Gesù. Fuggite l'incontro del mondo. E persuadetevi che in qualunque luogo, anche santo, vi nascondiate, vi è sempre un piccolo mondo delicato da sfuggire. Applicatevi oggi a togliere da voi tutto ciò che è di mondo, cioè a dire le sue massime, le sue maniere, le sue decenze, i suoi discorsi. L'aria che si respira nel mondo è contagiosa per un'anima fedele. Gesù ha fuggito il mondo e quando questo mondo lo perseguitava, e quando lo voleva fare re, non saprei quale sia più da temersi. Non vi dimenticate altresì che egli qualche volta si è persino allontanato dai suoi discepoli per attendere all'orazione. Ecco l'esempio che vi viene proposto, seguitelo. Voi sarete allora più raccolti e più uniti a Dio. Chi ha esperienza di vita spirituale, della propria vita spirituale, non serve essere maestri di vita spirituale. Chi ha proprio esperienza dell'ABC della vita spirituale sa quanto sono vere queste parole del padre Avrion. Chi non ha esperienza di vita spirituale, ma fa finta di averla, si illude di averla, allora potrà fare mille disquisizioni. Ma la realtà conferma la correttezza teologica, spirituale, di queste parole del padre Avrion. Quindi il primo consiglio che lui dà è quello di non lasciarsi vedere dal mondo se non per necessità.
E ciascuno di noi sa, nella sua vita, ognuno diversa, no? Il papà, la mamma, il figlio, il sacerdote, la suora, il dottore, l'avvocato, cioè ognuno ha la sua vita, il suo stato di vita, ognuno ha la sua vocazione. Quindi è impossibile dire per tutti cosa vuol dire, ma ciascuno sa che ci sono modi che ci permettono, secondo il nostro stato di vita, di non essere visti dal mondo, seppure viviamo nel mondo, perché il padre Vion non ci sta dicendo prendi e fuggi nel deserto dentro un buco nella montagna, no? No, no, no. Resta dove sei, fai quello che devi fare, ma oggi cerca di non farti vedere. Cioè cerca di fare in modo che il mondo non si accorga di te. Due punti. Dice alcune modalità che possono, come dire, essere un'indicazione per tutti, dal sacerdote fino ad arrivare a chi lavora la terra, chi fa l'avvocato, chiunque. Fuggite le sue conversazioni. Cioè evitiamo le chiacchiere inutili, il parlare inutile. Se vuoi unire il tuo cuore a quello di Gesù senza distrazione, non cercare di parlare, sta in silenzio. Fuggi l'incontro del mondo. Cioè fai in modo proprio di non essere visto, mi verrebbe da dire. E dobbiamo pensare, ecco la genialità di padre Vrillon, che in qualunque posto noi dovessimo andare a nasconderci, uno dice, ah, vabbè, ma allora io vado a nascondermi appunto, no, sulla baita che ho a 3500 metri in montagna. No, perché lui dice, in qualunque posto, anche il più nascosto, tu porterai sempre con te, ci sarà sempre con te un piccolo mondo delicato da sfuggire, perché ce lo portiamo dentro. Applicatevi a togliere da voi tutto ciò che è di mondo. Come dice, cosa? Le sue massime. Il mondo ha delle massime, ha degli slogan, ha delle convinzioni profonde che, volente o nolente, sono entrate in noi. Le sue decenze, le sue maniere, i suoi discorsi. Ecco cosa vuol dire togliere da noi tutto ciò che è di mondo. Le massime, le maniere, le decenze, i discorsi. Perché il mondo ha questo stile, ha queste consuetudini. Il mondo ha maniere tipiche sue, che sono molto diverse dalle maniere di Gesù, dai discorsi di Gesù, dalle decenze di Gesù, dalle massime di Gesù, completamente diverse. Il mondo si regge sull'egoismo, si regge sull'uso e abuso delle persone, sull'oggettivazione delle persone, la mercificazione dei sentimenti, sulla menzogna, sulla confusione e via di seguito. L'aria che si respira nel mondo è contagiosa per un'anima fedele. Ma guardate, è verissimo. Ci sono luoghi, proprio luoghi, dove uno, luoghi e persone, dove uno andandoci, dopo 20 minuti, 10 minuti che è lì, già sente che qualcosa gli si sta cambiando dentro, in peggio però. Sente che rimane contagiato da quel modo lì di fare,
Non dimentichiamoci che Gesù ha fuggito il mondo. E Padre Ivan dice: non so se è più da temere quando il mondo ti perseguita o quando il mondo ti vuol far re. Non so quale delle due. Gesù ha fuggito tutti e due. E non dimenticatevi, questo è un'indicazione molto importante per i sacerdoti, soprattutto per i sacerdoti, non dimenticatevi che lui, che Gesù, si è allontanato persino dai suoi discepoli per attendere l'orazione. Vi ricordate il discorso che ho fatto nei giorni scorsi quando vi parlavo della domenica, no? Del io devo far da mangiare per sei persone? Per esempio, no? Arrivano i parenti, arrivano gli amici, ma è un atto di carità, ma qui e ma là, no? Ecco. Gesù si è allontanato dai suoi discepoli per attendere l'orazione. Questo è scritto nel Vangelo. Non sono lucubrazioni farneticanti di Padre Avignon. È così, tanto che non lo trovavano più, sono dovuto andare a cercare. E non è successo una volta sola. Gesù sa lasciare tutto e tutti. Anche i bisogni delle persone, anche la gente che sta male, sa lasciare tutto e tutti quando arriva il momento di stare con suo padre, quando arriva il momento della preghiera. Certo, ciascuno di noi avrà un dovere legato alla preghiera che è diverso, no? Il monaco benedettino, la monaca di clausura, il sacerdote missionario, il vescovo, la mamma e il papà avranno dei doveri legati ai tempi della preghiera, uno diverso dall'altro, si intende, è ovvio, no? E certo, è sicuramente così. E quindi San Francesco di Sal dice: non può il monaco comportarsi come il vescovo, non può il vescovo comportarsi come il monaco, perché stanno sbagliando tutti e due. Benissimo. Però comunque tutti, nei modi diversi del nostro stile di vita, avremo da fare delle scelte per decidere se mettere al primo posto gli amici, i parenti, le persone o Dio. Se noi attenderemo a questa priorità di Dio, della preghiera, dell'orazione, rispetto a tutto il resto, voi allora sarete più raccolti e più uniti a Dio. Verissimo. Verissimo è così. Andiamo avanti. Gesù dimorava in Galilea. Adesso vediamo il Vangelo. Non volendo fare la sua dimora in Giudea, perché i giudei cercavano di farlo morire. Era costume ordinario di Gesù di non farsi mai vedere dal mondo e di fuggire le adunanze, toltone quando si dovevano celebrare le feste o che bisognava egli predicasse al popolo. Oggi si allontana dalla città di Gerusalemme ed anche dalla Giudea perché la sua vita non vi era sicura e non era ancora giunto la sua ora. Considerate che il mondo è sempre stato nemico del Salvatore e Gesù è sempre stato nemico del mondo. Ora egli ha detto: guai al mondo per cagione dei suoi scandali. Ora si è dichiarato che non pregava per il mondo, ricordate? Non prego per il mondo, dice Gesù. Ora ha soggiunto che il mondo non poteva ricevere il suo spirito perché non lo conosceva. Non dobbiamo dunque meravigliarci se gli fuggiva il mondo. Quindi era costume, era stile di vita di Gesù fuggire il mondo, fuggire le adunanze. Se non quando c'erano delle feste da celebrare o perché doveva predicare. E quando sa che in un posto lo cercano per ucciderlo, per perseguitarlo, scappa in un altro, se ne va in un altro. C'è un'inimicizia radicale tra Gesù e gli amici di Gesù e il mondo e gli amici del mondo. È una inimicizia proprio, mi verrebbe da dire, ontologica, genetica, inconciliabile. Gesù non prega per il mondo, Gesù dice guai al mondo per causa del quale vengono gli scandali, il mondo non può ricevere il mio spirito, quindi capite che... Da ciò ne segue che il motivo più urgente che noi abbiamo di fuggire il mondo, qual è? È la vocazione del cristiano, che ci impegna ad imitare Gesù. Questo è il motivo. La mia vocazione all'essere cristiano. Capite perché questo discorso allora vale per tutti
gli uomini, le donne, i fanciulli di buona volontà, per tutti. Ripeto, vescovo, sacerdote, monaca di clausura, frate, papà, mamma, figlio, papa, ognuno avrà il suo campo d'azione preciso e i suoi doveri precisi di Stato. Ma siccome tutti condividono la medesima vocazione, cioè ad essere cristiani, cioè ad essere discepoli di Gesù, quindi questo fuggire il mondo fa parte di tutti noi, nei modi, ripeto per l'ennesima volta, nei modi rispettosi del proprio stile di vita. Quindi la mamma non può vivere da monaca di clausura e la monaca di clausura non può vivere da mamma di casa, no? Cioè, bisogna rispettare la propria specificità, ma dentro a questo ciascuno la sua vocazione al cristiano, all'essere cristiano, e per cui è chiamato a fuggire il mondo. Qual è la grazia di questa vocazione? Secondo San Paolo è una separazione dal mondo. Sono venuto, dice il Signore, per separare il padre dal figlio, la figlia dalla madre. Sono parole di Gesù. E l'Apostolo dice egli stesso che il Signore l'ha separato perfino dal seno di sua madre. È così. Bisogna dunque fuggire il mondo per il solo titolo di cristiano. Per il fatto che sono cristiano, mi dico cristiano, non posso condividere lo stile del mondo. Non posso condividere il gusto, le maniere, la logica, la modalità del mondo. Non si può. Ed è la grazia della nostra vocazione, quella della separazione. È perché lo dice Gesù, sono venuto a separare il padre dal figlio, la figlia dalla madre. I più perfetti cristiani non si consacrano a Dio in una religione che per essere più separati dal mondo. E quando non si può fare questa solenne separazione, si è obbligato di separarsene col corpo e con lo spirito, cioè a dire non adottare le sue massime, le sue seduzioni, i suoi divertimenti, le sue vanità. Senza questo ciascuno si espone alla più funesta di tutte le separazioni, vale a dire alla separazione eterna da Dio. Ma guardate, è l'esperienza di tutti noi. Quando noi non ci separiamo, che vuol dire non ci distinguiamo, ma non perché siamo più bravi degli altri, più perfetti degli altri, no, perché abbiamo un'appartenenza diversa, perché abbiamo un padre diverso. Ci sono i cristiani, ci sono i mondani, potremmo dire così, no? Non è questione io sono più bravo, tu sei più cattivo, no, è proprio una questione di appartenenza, è una questione di identità profonda, è una questione di paternità. Quindi c'è bisogno di questa separazione. E quando non si può fare in modo solenne, perché ripeto, non tutti sono monache e monaci, allora bisogna farla col corpo e con lo spirito. Cioè, pur vivendo dentro le dinamiche di tutti i giorni, non adottare le massime del mondo, non seguire le seduzioni del mondo, non seguire i divertimenti del mondo, non seguire le vanità del mondo. Non è che siccome così fanno tutti, lo devo farlo anch'io. No. Se no rischio di separarmi da qualcosa di più importante, che è da Dio, per sempre. Quindi dobbiamo imparare a dire di no. Io come cristiano lì non ci vado. Io come cristiano, non come prete, come frate, come suora, come... No, come cristiano lì non ci vado. Questo non lo faccio, questo non lo dico, a questi discorsi non partecipo, quelle cose non le guardo, perché sono un cristiano. E quindi non posso e soprattutto non voglio, perché non mi appartiene. Io non appartengo a quello stile, non appartengo a quel mondo, non appartengo a quel gusto. E quel gusto non appartiene a me, non mi interessa, non lo voglio. È importantissimo.
È importantissimo. Non dirò, non userò quelle espressioni, non userò quelle immagini, non accetterò di fare quelle cose perché sono di Gesù. E quindi non le voglio e non le posso. Questa separazione di spirito e di corpo, di questa separazione di spirito, di cuore, di condotta dal mondo, dice l'Apostolo San Giovanni, consiste nel non amare né il mondo né ciò che è nel mondo. Capite? Perché, dice l'Apostolo, colui che ama il mondo può ben dire che l'amore del Padre Celeste non è in lui. Punto. Comprendete dunque la necessità che vi è di fuggire il mondo se uno vuol salvarsi e portare degnamente il gran nome di cristiano. E poi può essere una Madre Teresa di Calcutta che è dentro nelle cose del mondo fino al gomito. Ah, non ha importanza. Ma il suo cuore dov'era? La sua mente dov'era? La sua volontà dov'era? Era là, dal sizio, dal ho sete di Gesù, ho sete di anime. Sapete che Madre Teresa, tutto il progetto di Madre Teresa nasce da questa cosa, ho sete. Questo è il grido di Gesù che scava e che nell'anima di Madre Teresa e che diventa la bussola della sua vita, ho sete di anime. Tutto nasce così, non vado a curare i lebbrosi. Quello viene dopo. E Madre Teresa non aveva niente a che vedere col mondo. Nonostante fosse una delle suore più indaffarate nel mondo. Per poco che vi riflettiate, conoscerete che il pazzo mondo è tutto sotto l'impero dello spirito maligno. Sì, beh, questo c'è poco da riflettere, basta aprire gli occhi. Che vi si vedono da tutte le parti dei lacci tesi all'innocenza. Beh, a questo tempo in cui lui scrive non c'era la televisione. Se avesse scritto adesso che c'è la televisione o internet, i video, chissà cosa scriverebbe adesso padre Avrion. Che egli è pieno di scogli nei quali la più soda virtù rischia di fare continui naufragi o almeno di essere crudelmente perseguitata. Forza, dite che non è vero, se qualcuno ha il coraggio dica no, non è vero. E poi accendiamo la televisione. Ma non a mezzanotte, no, no, alle 4 del pomeriggio. E c'è da morire. Ma anche in prima serata, eh. E poi vediamo se non ci sono i lacci tesi all'innocenza. No, ma io sono libero. Sì, certo. Gesù non avrebbe sofferto così crudeli persecuzioni per parte di questo mondo nella Giudea se non avesse operato tanti miracoli e se la sua santità non vi fosse manifestata con tanto splendore. E non sarebbe stato obbligato di fuggire, di nascondersi nella Galilea per trovare un ricovero e per darci un esempio di questa fuga così necessaria. Eccovi l'esempio che dovete seguire. Fuggite dunque il mondo perché siete cristiani e volete attendere con sicurezza alla vostra salute. Punto a capo, vedete? Gesù dimorava in Galilea non volendo abitare nella Giudea perché i giudei cercavano di farlo morire. La carità ardente che Gesù aveva praticata riguardo a tutti i miserabili che si erano lui inviati, la guarigione di tanti infermi, la conversione di tanti peccatori, la risurrezione di tanti morti, dovevano farlo adorare dal mondo. Ma fu tutto l'opposto, poiché per questo fu perseguitato. Interessante. Cioè, tutto il bene che Gesù ha fatto, tutte le opere di carità che ha fatto, tutta l'assistenza che Gesù ha fatto al mondo avrebbe dovuto avere come effetto quale? Di innalzargli non lo so, una piramide d'oro, no? Di amarlo, di adorarlo, di venerarlo, di ringraziarlo. No, lo mettono in croce. Quindi dice, ma perché? La moltiplicazione dei pani e dei pesci, la guarigione dei malati di lebbra, i sordomuti, la liberazione di indemoniati, la risurrezione dei morti, cioè, ma chi ha fatto tutto questo bene all'umanità in capo 3 anni come Gesù? Nessuno. E quindi va da sé che avrebbero dovuto, non so, fare chissà quale cosa. No, lo ammazzano. Tale è lo spirito del mondo.
sentite, due punti, cioè quale? Siccome egli è corrotto nei suoi costumi, nelle sue massime, così cangia le cose migliori in veleno. Questo è lo spirito del mondo. Inietta veleno, avvelena, sporca tutte le cose più belle. Se voi siete impegnato nel mondo e volete praticarvi la virtù della buona fede apertamente, bisogna che vi aspettiate che questo mondo ingiusto impieghi tutto ciò che ha di allettamento per sedurvi o tutta la sua forza per abbattervi. Padre Vrion, in queste poche righe, ha scritto una delle verità più grandi della nostra vita cristiana. Se vuoi essere impegnato nel mondo, preparati. Se vuoi essere impegnato nel mondo e praticare la virtù della buona fede, preparati. Due saranno le situazioni che incontrerai. Prima di tutto, il mondo cercherà di allettarti e di sedurti per portarti dalla sua parte. Se non ci riuscirà, allora userà tutta la sua forza per abbatterti. Esattamente come Gesù. Volete menare una vita ritirata? Le società mondane verranno a distrarvi sin nella vostra solitudine. Volete voi rinunziare ai piaceri e abbracciare la pietà e la mortificazione? Il mondo si sforzerà di corrompervi e se non gli riesce vi farà passare per un ipocrita. Ecco, vedete, o ti seduce o ti perseguita. E cerca in tutti i modi di corromperti. Guardate, se cioè un tempo quando noi andavamo, non so, su un pullman, in metro, in treno, cos'è che facevamo? Cosa facevamo? Quando ero ragazzo io, per esempio, cosa facevamo? O eri con un amico e quindi chiacchieravi, stavi insieme al tuo amico, alla tua amica. O dormivi, o guardavi fuori dalla finestra e pensavi, o leggevi un libro. Fine. Non c'erano altre cose che potevi fare. E avevi davanti le tue 3, 4, 5, 6 ore di viaggio. Questo era. Se eri un ragazzo, studiavi. Quante volte, cioè sempre io, ho studiato sul treno. Sempre. Benissimo. Adesso. Adesso tu sali sulla metropolitana, sul pullman, su un aereo, ma l'aereo magari è un po' diverso, ma sul pullman, sulla metropolitana, sul treno, e cos'è che vedi? Tutti che o dormono, o sono ripiegati per 3-4 ore sul cellulare. Capite? Quindi se io anche volessi, come dire, anche io dicessi, ma avevo la mia vita ritirata, sì, ma come? Col cellulare in mano è molto difficile. La distrazione è costante e quando tu lo metti giù non sai neanche più dov'è il tuo spirito, perché si è sciolto dentro tutto quel mare magno lì. Pietà e mortificazione, ma sentite un po', ma chi che parla più di pietà e mortificazione?
si parla solo di piaceri. Ma perché dover vivere lo spirito di pietà e di mortificazione? Perché? Per che cosa? E se non gli riesce al mondo di corrompere quest'anima, la quale quindi sa vivere ritirata, la quale sa vivere la mortificazione e la pietà, allora cosa dirà? Sei un ipocrita. Sei un ipocrita. Non avendo più niente da usare per sedurti, allora ti attacca. Vedi, tu sei un ipocrita. Tu vuoi sembrare più buono degli altri, tu vuoi essere il più perfetto degli altri, tu vuoi essere più bravo degli altri, tu vuoi essere migliore degli altri, tu vuoi essere diverso dagli altri, tu vuoi fare la prima donna, tu vuoi... Uno dice, no, ma io veramente voglio semplicemente essere me stesso, cioè voglio vivere la mia vita. Punto. Quindi vivere la propria vita non vuol dire che io discredito, getto fango sulla vita degli altri. Io vivo la mia vita come tu vivi la tua. E allora rispettiamoci a vicenda. Se io quelle cose non le voglio fare, non le voglio dire, non le voglio vedere, non le voglio vivere, questo non vuol dire che allora io sono un ipocrita. Perché se invece tu le fai, che cosa sei? Quindi rispettiamo le diversità. Per cui, tu puoi uscire la sera e tornare a casa alle 3 di notte perché vai a ballare? Benissimo. E io posso uscire la sera e andare a fare adorazione eucaristica. E non per questo sono un ipocrita, non per questo sono un fondamentalista, non per questo sono un esagerato, non per questo sono... No, sono diverso da te. Punto, fine. Cioè, ho fatto un'altra scelta. È possibile? È lecito? O siamo in una dittatura? Sì, siamo anche in un certo senso siamo in una dittatura del pensiero unico, ma appunto per questo uno prende le distanze e dice no, io non ci sto. Voglio essere libero di poter dire a questo sì, a questo no. E non per questo essere tacciato di ipocrisia, di falsità, di fondamentalismo. No. Sono semplicemente diverso. Sono altro, sono unico, sono un individuo che è altro da te. Siamo individui, uno altro dall'altro. Siccome il mondo prosegue, è il centro di ogni corruzione, si sforza di comunicare a tutti quelli che vivono con lui e ci riesce purtroppo, perché non si vede che avarizia, libertinaggio nei ricchi del mondo con una certa durezza di cuore che li rende insensibili alle miserie altrui. Non si vede che fasto e ambizione nei grandi ed una superbia insopportabile che loro fa riguardare gli inferiori con un oltraggioso disprezzo, come se fossero di una natura diversa, di una natura diversa dalla loro. Quindi, cioè, è terribile, no? La vuole comunicare a tutti, questa corruzione. E quindi si vede questo stile da avaro, da libertino, da duro di cuore, da insensibile. Questa sete di potere, questa sete di fama, questa sete dei primi posti, questa sete di successo, questa sete di apparire bravo, intelligente, sapiente, colto, capace in tutto, che è avanti agli altri, che non ha bisogno di nessuno. Ma poi quando andiamo a letto la sera, ci dobbiamo mettere tutti il pigiama, sapete? Eh sì, anche questi super geni, sapientoni, potentissimi, e qua anche loro si mettono il pigiama. Tutti ci mettiamo il pigiama per andare a letto, perché siamo tutti delle povere persone, in quanto siamo tutti creature, siamo tutti limitati, siamo tutti deboli. Tanto deboli che potremmo morire ora.
e nessuno può allungare la sua vita di un solo secondo. Quindi tutto questo affanno, a cosa ti serve? A che pro? Ah, io ho fatto questo, ah, io ho fatto quello, ah, io sono più avanti di qua, io sono più avanti di là. Anche nel mondo dello studio ci sono queste cose. Questo voler primeggiare. Vabbè, e poi stasera metti il pigiama come me, anche tu. E quindi? Tanto lasceremo qui tutto. Quando ho finito il mio primo ciclo di studi e ho preso il mio primo titolo di studio, beh, sapete, dopo cos'erano 50 esami, 52 più o meno, fatti in 5 anni, sì, insomma. Ero contento. E allora, quando sono andato a ritirare la pergamena, no? Con tutta scritta in latino, con il voto finale, tutta bella, no? Ho preso questa pergamena, l'ho incorniciata e me la sono messa sopra il letto. Perché ho detto, insomma, con tutta la fega che ho fatto. Poi mi ricordo che un giorno l'ho guardata. E ho detto, ma cos'è sta roba? Ma cosa fa sopra la mia testa sta roba qua? No. L'ho presa, l'ho impacchettata e l'ho data ai miei genitori da mettere in cantina. Ma adesso non so più neanche dov'è. Sì, cioè, ma cosa cambia? Che cosa cambia di me quel pezzo di carta? Niente. Che cosa aggiunge, cosa toglie di me quel pezzo di carta davanti a Dio? O per l'amor del cielo? Proprio niente. Mi ricordo, no? Anche questo mi ricordo. I libri. La cultura, proprio la devozione. Mi viene da dire l'idolatria dei libri. Quindi avevo questa biblioteca nella mia camera, stracolma di libri. Avevo libri che mi venivano sul letto. Libri ovunque. Adesso chi mi conosce adesso, se sente queste cose, dice no, non ci credo, credeteci, a quel tempo era così. Ero coperto di libri, coperto veramente, coperto di libri, non sapevo dove metterli. Era un libro unico, vivevo in mezzo ai libri. E quindi quando dovevo trasferirmi di convento, di camera, la prima cosa che dicevo era devono starci i miei libri. Cioè, non era importante avere un letto per dormire, ma avere la biblioteca per i libri, l'importante era quello. Ho tanti libri, quindi devo avere una camera, devo avere un posto che contenga tutti i miei libri. Avevo tenuto tutte le dispense dei 5 anni, tutti gli appunti, tutti i quaderni, tutto preso a mano, perché non c'era mica il computer a quel tempo. Cioè, è arrivato quando ormai io stavo finendo i primi 5 anni. Ma poi noi non avevamo in convento, quindi tutto scritto a mano, tutti gli appunti a mano, tutto con la penna, la matita, i colori, tutti i libri sottolineati, tutti i miei libri, mamma mia, i miei libri, che dovevano essere nuovi, intonsi, chiusi nella loro plastica, quando li compravo, guai un libro di seconda mano, mai avuto in vita mia, no? Ecco. E poi me lo portavo a casa e poi lo rilegavo tutto e poi lo tenevo lì. Guai se avesse avuto un'orecchia, guai se qualcuno me li toccava. Nessuno poteva toccare i miei libri perché me li rompevano, me li rovinavano, mi facevano le orecchie, mi giravano male le pagine. Assolutamente, poi erano tutti sottolineati solo da me, nessuno doveva toccarli. Guai se vedevo una penna vicino a un libro. Un'idolatria. Un giorno, mi ricordo, mi sono girato e li ho guardati, tutti. E ho provato un senso di soffocamento. Mi sono sentito soffocare.
Allora mi sono alzato, non ho fatto un fiato, sono sceso, sono andato a prendere tutti gli scatoloni che c'erano in convento, li ho scocciati e ho cominciato a metterli via uno dopo l'altro. E ogni trasloco di convento che facevo ne eliminavo un tot. Adesso sono fiero perché se mi giro e vedo la mia libreria dietro di me. Vabbè, mi viene da ridere. È sempre il deserto dei tartari. Ci sono più detersivi che libri, quindi voglio dire, va bene, lo scopo è stato raggiunto. No, capite, non va bene. No. Il nostro conforto non può essere in queste cose. No, no. Tutte cose belle e importanti. Ma ognuno al suo posto. Ma padre, sta facendo il dottorato, dove sono i suoi libri? Oh, i miei libri sono tutti nascosti. Dico sempre a qualche mio compagno che viene e mi chiede, ma padre, ma lei che sta facendo il dottorato, dove sono i libri? Oh, io gli dico, i miei libri, se tu sapessi, sono tutti nascosti, tutti segreti. Perché ero così? Ma perché non si devono vedere? Perché sono segreti, sono tutti nascosti. Dove? Nel nulla. Nel nulla. Si prende quello che serve e poi via. No, 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 no. Ha ragione San Paolo. La scienza gonfia. Solo la carità edifica. Non dimentichiamolo mai. Non si vede nei poveri che una indigenza sforzata senza umiltà. Una miseria senza rassegnazione e senza pazienza. Mi fa ridere, mi viene da ridere perché c'è in mente una persona che sono andato a trovare e mi dice, vedi, guarda padre Giorgio, questi sono tutti i miei libri che ho scritto. Ho detto, mamma come sei bravo. Oh, sì. Guarda tutti i miei libri che ho scritto, vedi? Questo è tradotto in questa lingua, questo è tradotto in quest'altra lingua, e poi questo ne ho copie in più, la vuoi? No, gli ho detto, guardi, ne ho talmente tanti che non so dove metterli. Ah, ma se lo vuoi te lo do. Sì, gli ho detto, guarda, appena mi libero li vengo a prendere. E tu i tuoi libri? Gli ho detto, sì, sapè. Devo venire su a vedere? No, no, gli ho detto, non venire. No, 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 ma te li porterò io. Stai tranquillo, non ti disturbare, salire ci mancherebbe. No, ma vorrei vedere i libri che hai scritto, ma ne hai delle copie? Oh, sì, gli ho detto, ma tu guarda, adesso non ti preoccupare, che appena ci sarà tempo io te li farò vedere. Poi sapete, uno è talmente pieno di sé che si dimentica di queste cose, no? E speriamo che non gli venga in mente, perché se viene su che mi ricerca non saprei cosa dargli e che cosa inventarmi, perché ovviamente non ne ho. Però va bene, però mi sento tanto libero, sapete. Non ho più quel senso di soffocamento che ho provato quel giorno. Proprio non ce l'ho più. Mi sento libero. Li uso per quello che mi serve per studiare, ma non voglio più essere soffocato dalla loro presenza. Si osserva ancora talvolta l'impostura nei devoti, i quali per giungere ai loro fini prendono un'apparenza esterna di pietà. Verissimo. In una parola, se voi riguardate il mondo coi principi della fede e della religione, voi converrete che volendo assicurare la vostra salute dovete fuggirlo, avere il coraggio di vivere nel mondo come nemico del mondo. E ciò che si chiama, secondo l'Apostolo, vivere nel mondo come se uno non se ne servisse. Capite? Se avete la sorte di lasciare il mondo, benedite il Signore, ma non lasciate di diffidare del mondo nello stesso santuario. Un piccolo mondo delicato, ancora ritorno, no? Vi introduce qualche volta le sue maniere, il suo spirito, il suo punto d'onore, i suoi discorsi.
fuggite questo mondo, egli e i suoi pericoli. E i lacci che tende sono tanto più pericolosi quanto meno visibili. Guardate, verissimo, eh. Cioè non è perché ho dato via i 4 libri che avevo che allora, no, no. Sono ben cosciente che questo stile del mondo, questa tentazione, l'idolatria, ti spunta come un fungo da tutte le parti. Prima erano i libri, adesso può essere qualsiasi altra cosa. Cioè, dobbiamo stare sempre molto attenti. Se non vi si sta attenti, ecco, uno si trova pieno di mondo, benché fuori del mondo. Verissimo. E allora concludiamo con questa bellissima preghiera. Voi fuggite il mondo, mio Salvatore, quantunque siate invulnerabili ai suoi assalti, perché siete il Dio della forza, l'autore della grazia e dell'innocenza. Ed io, benché sia debolezza e la mia fragilità mi abbia dato una fatale esperienza della sua corruzione e della di lui malignità, scusate, non lo fuggo e sento purtroppo inclinazione per questo crudele nemico che cerca la mia perdizione. Ora, o Signore, vi rinunzio e rinnovo adesso con tutto il mio cuore la rinunzia che feci nel mio battesimo e sono risoluto di fuggirlo in tutta la mia vita. Mondo perfido ed impostore, io rinunzio alle tue carezze e a tutto ciò che sei solito rappresentare di più pomposo per sedurre un cuore. Signore, datemi la forza di essere costante in questa rinunzia, in questo odio, in questa separazione dalla quale dipende la mia innocenza, la mia sicurezza, la mia felicità e l'eterna salute dell'anima mia. Io mi metto nelle vostre braccia, mio Gesù, persuaso che questo mondo, con tutti i suoi piaceri, con tutta la sua potenza, non potrà mai separarmi da voi. Finché sarò costante, esso non avrà forza alcuna. È verissimo, eh? Perché mi avete assicurato con la vostra parola, riponendomi nel numero delle vostre pecorelle, divino pastore, che niuno mi rapirebbe dalle vostre mani. Questo è quello che mi riempie di confidenza. A meno che non siamo noi ad aprire la porta e farlo entrare. E allora ci rapisce, certo. Bene, con domani, mercoledì, vedremo il giorno di gratitudine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.